Non ci sono motivi per essere allarmati, chiaramente, però dobbiamo fare tesoro dalle esperienze. In questi anni, dall'esame che noi abbiamo fatto delle liste, alle regionali come alle comunali, emergono queste debolezze del nostro sistema per i controlli, soprattutto per i tempi lasciati a disposizione alle commissioni elettorali per esaminare la situazione, almeno la situazione giuridica dei candidati. Il caso Sicilia poi da questo punto di vista è emblematico e forse in futuro ci sarà da pensare anche a un'eventuale correzione alla legge Severino per quanto riguarda questa, diciamo, ancora il rapporto tra incandidabilità e ineleggibilità è abbastanza singolare, ma io non prenderò mai distanza da quello che dice Prodi, quindi non oso commentare. Che certo la politica non sia ben messa, non ha torto però. Ma guardi, non mi faccia commentare le scelte del Partito Democratico. Io credo che la situazione di Ostia sia una situazione molto preoccupante. Primo, perché è andato a votare meno del 30% delle persone. Secondo, perché c'è un bipolarismo che francamente è da certi punti di vista preoccupante. Soprattutto se c'è questa sfiducia nei confronti della politica, è importante che si riorganizzi anche la politica, perché senza politica, senza istituzioni, senza buona amministrazione, Ostia come tutta l'Italia non riparte. Consolato Minniti per la CNews 24.